osteosi da bismuto. In epoca preantibiotica, nei neonati eredoluetici sottoposti a terapia bismutica o le cui madri erano state trattate con bismuto durante la gravidanza, sono state descritte bande trasversali di addensamento in corrispondenza delle metafisi, alte 5-10 mm, ad opacità omogenea con disposizione simmetrica, che bordavano la linea epifisaria presentando un limite netto dal lato della diafisi. A una serie di iniezioni corrisponde una linea di addensamento unica, a più cicli, più linee, tanto più ampie quanto più prolungato è il trattamento. Con la fine della cura le bande persistono a lungo, ma si allontanano progressivamente dalla linea epifisaria per migrare, con l'accrescimento in lunghezza dell'osso, verso la diafisi. In questo lattante dei 3 mesi, sottoposto a terapia bismutica perché figlio di madre luetica, l'esame radiologico per evidenziare un eventuale lue dimostra uno scheletro sano. Per contro, si riscontrano tipiche bande di addensamento metafisario da intossicazione bismutica e deposizione di bismuto nei glutei da iniezione. Osteosi da bismuto. Lattante di 4 mesi sottoposto a terapia bismutica, 25 giorni dopo il ciclo. Tipica immagine di lue congenita. Presenza di banda radio opaca a limiti netti a livello metafisario, spostata distalmente verso la diafisi a causa della migrazione della linea di deposizione del bismuto già ubicata al confine osteocartilagineo. Deposizione di bismuto nei glutei da iniezione.